de rotolo. Un'altra volta. Ricordo, fai un giro che vedete il posto del merda che sono più tanti. Eccoci qua, 20 luglio. Una ma se si piena la batteria qua Enrico? Che cosa? Che cosa se piena la batteria? Ma Dio mio! Per fortuna siamo quasi, adesso la strada, poi ha fatto così, fare. La strada è tortuosa, da questa parte è oltre a avere il mare, abbiamo il gran dotto che si scaccola. Il mare. Tornanti, tutti i generi. E siamo nel Monte Azzurro. Non mi posso dare. Che si parte uno con voi. Non è un salto. Salutate. Bellino, ciao. Ciao. Ciao Laura. Baguette francese. Una fortezza medievale come vedete e qui in fortezze come questa del Medioevo, dei secoli bui della nostra storia ci raggiungono le decorazioni. Fortezze come questa si trovavano in luoghi strategici come qui in quadra la data può essere un passo 1936 un passo nel quale confluivano i mercanti. E quindi con questa fortezza era possibile avere dei pagamenti doganali e quindi poteva svilupparsi una cittadina. Ecco, vedete sotto questo arco a tutto sesto che si sviluppa una piazza, la piazza del paese, la piazza dove la vita in quei giorni aveva il suo apice. Raccontaci, raccontaci, cosa ne pensi della vita a quei giorni? La vita a quei giorni
non era semplice, ricordiamocelo. Non c'erano tutte le comunità, non c'erano le luci come adesso con la luce elettrica, ma c'erano le lanterne. Queste vie non erano così chiare. Come potete osservare, qui davanti alla chiesa c'era il sagrato con forma classicamente rettangolare, sul quale venivano proposte le rappresentazioni clericali, nelle quali venivano... Che cazzo è una rappresentazione clericale, bravo? Tipo... una messa? No, le rappresentazioni tipo della vita di Cristo, in modo da poter spiegare alla popolazione non colta passaggi della Bibbia che all'epoca erano totalmente impossibili da ottenere da persone che non avevano studiato. Sembra quasi di violare un posto nascosto. Vedete i vicoli, le case, tutto è rimasto come lì. Un poveretto, se ne va così.